Siamo la generazione che si applica di meno, ma che ha più applicazioni. Siamo pieni di app, tutte app, app qua, app là, app, app, app. Ce l'hai tu questa, guarda questa che bella, guarda. E noi abbiamo, e abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Viber, Shazam, Skype, WhatsApp. WhatsApp è una droga, sniffiamo WhatsApp tutti. Pure i signori vecchi in pizza alla fossa si whatsappano. Tutti a whatsappare. WhatsApp è l'infamità assoluta perché è uno spione WhatsApp, perché dà il doppio visto, sa quando tu stai scrivendo sei online. Per cui se tu vuoi vedere uno che rompe i coglioni e che cosa ti ha scritto, non lo puoi vedere, lo vedi da lontano, perché lui lo sa che tu l'hai visto, lui lo sa che sei online, che scrivi a un altro e no a lui. E tutto così, se il doppio visto, se c'è il doppio visto e tu hai mandato una foto e quello non ha commentato, non ha scritto, tu rimani perché non mi riscrive? Ti prende un'angoscia, ti senti una nullità, perché non mi riscrive? Sono passati 3 minuti e non mi ha riscritto. Mamma, mamma, perché non mi riscrivi? Non mi ha dato una foto del bimbo, tu non mi riscrivi? Guarda, mamma, mamma, sono passati 15 minuti, perché non mi riscrivi? Allora ti prende l'angoscia e chiami direttamente, mamma! Ma perché non mi vuoi più bene? Perché non mi riscrivi? Perché? Stavo cagando, che è successo? Siamo talmente folli, pieni, che nessuno ci fa osservare quanto siamo dentro questa cosa e nessuno ci fa capire che WhatsApp poco tempo fa stavano tentando di mettergli un prezzo. Talmente siamo drogati di WhatsApp che uno che voleva guadagnare miliardi giustamente, perché non gli bastavano le pubblicità, i banner che mettono sotto, voleva mettergli un prezzo 0,89 centesimi, una tantum. Noi? Una rivoluzione? No, come? 0,89 centesimi, bastardi! Bastardi, no! La nostra libertà di cittadini liberi! La CGIL, CISL, UIL ha organizzato camionate di gente con WhatsApp libero! WhatsApp libero! In Parlamento, tu a Roma, c'è cioè, bastardi, WhatsApp libero! No, 0,89 centesimi! No, troppo! Va bene l'IMU a 3.000 euro l'anno, non importa! Lasciate i parlamentari in questo numero di merda, dategli 20.000 euro al mese, ma WhatsApp a 0,89 centesimi non esiste. No! La rivoluzione!